che il francese aveva sbagliato il primo tentativo. Eccolo qua, rivediamolo, questa è un'immagine registrata per il campione olimpico della specialità. L'imbucata, il movimento, il volo, il recupero da parte del resto del corpo di Lavillenie, dunque supera i 5,95. Ricordo ancora una volta quest'anno il grande risultato a Eugene nel mese di maggio, il 6,05 da parte di questo straordinario atleta che ha superato Sergei Bucca, suo record del mondo è ora di 6,16 indoor, ma che vale anche outdoor, e quindi qui a 5,95 vedremo quale sarà la scelta dell'atleta transalpino, vedremo dove vorrà arrivare lui, che ha perso ancora una volta, vi ricordo, il mondiale vinto dal canadese Barber. Vediamo, dovrebbe ora